Cosa abbiamo combinato? Abbiamo trovato documenti, ma non la prova del coinvolgimento iraniano. Non sembrano molto interessati ai dettagli. Che siano falsi oppure no, il Congresso vuole sangue e vede solo l'Iran. La Coldwell dichiarerà guerra se non le daremo altre soluzioni. E noi ce le abbiamo? No. Ma abbiamo questo. L'ambasciata americana in Iran, ma non è in mano alla forza Quds? Idea ambiziosa per la Coldwell. Non è sua. È mia. Quindi? Che facciamo? Non glielo diciamo e basta? Non diciamo alla presidenza degli Stati Uniti che andiamo in Iran? È questo il tuo piano? È rischioso, Grimm. Persino per noi. Solo così impediremo una guerra. O la scateneremo. Andiamo a Teheran. Dobbiamo fare in fretta. Neppure il nostro governo deve accorgersi di nulla. Mi viene da vomitare. Concentrati. Possiamo avere un drone in volo senza che ci attacchi? Ho fissato l'exploit che hanno usato gli ingegneri, aggiunto un layer di verifica e installato un kill switch hardware. Un sì era sufficiente, Charlie. Dove ti serve, Briggs? È andato. Vuoi farlo da solo? Come entriamo? Mostrami. Non come. Chi ci farà entrare? Lo invio sul tuo OPSAT. Questo è uno dei palazzi più sicuri della Terra. Non c'è modo di... Entrare non sarà la parte difficile. I server sono isolati. Dobbiamo estrarre fisicamente i dati. Invio i dati hardware alla tua postazione. Ma non possiamo... Meno no, più sì, Charlie. برو عجله کن چه تو احمق fa un pisolino è un piacere generale io non parlo alle spie americane nemmeno quando hanno sotto tiro sua moglie e suo figlio erano loro quelli appena usciti dal mercato giusto? Ah, Gorm e Sabzi per cena bastardo no no No! Faccia un bel respiro e ci pensi molto bene. Devo entrare nel quartier generale della Forza Quds. Mi servono risposte. Non c'entro niente con la Blacklist. Non basterà la sua parola a fermare una guerra. Deve farmi entrare. Indossi questo. Che sia chiaro, se fa male a uno dei miei uomini, smetto di cooperare. Non sono qui per fare male a nessuno. Si muova. Sam, il blef ha funzionato. Dammi conferma. Confermo. Dice a me o alle sue balie americane? È per farle sapere che non sono solo. Molto gentile. Sam, quando sei dentro, accedi ai server e connetti il drive che ti ho dato. È preparato per estrarre tutto quello che hanno sulla blacklist. Ricevuto. Superare le guardie non sarà una passeggiata. Passargli sopra la testa potrebbe essere più facile, Sam. È da un po' di tempo che non si vedono americani da queste parti. Mi piace come avete arredato. Sì, lo abbiamo rimodernato dopo il 79. Distraggo la guardia alla porta. Stia pronto. سرباز جنرال افتخار امشب اینجا اوضاع آرومه؟ بله قربان اوضاع مرتبه قبلا با موضوع ما روبرو شد جنرال اون چی بود؟ کسی اینجا نیست سرباز avevo sentito come Quel garage è la nostra via d'accesso. Ma alla guardia penso io. Le telecamere sono un suo problema. Vado al garage, ci troveremo lì.
امشب کسی از اینجا رد شده سرباز. خیلی کم جنرال. گزارشی از ماشینایی که به این گاراژ وارد و از اون خارج میشن میخوام. اول صبح باید رو میزم باشه. بله جنرال. ممکن بپرسم چرا؟ شما عادت دارید که درباره دستورا مامور ارشاد سوال کنید؟ نه جنرال. متأسفم جنرال. سربازی که وظیفه‌شو نمیتونه که باید مراقب کوچکترین نشانهای فعالیت مشکوک باشه، ممکنه یه دفعه مثلا سر از منطقه کردستان در بیاد. متاسفم جنرال، خیلی متاسفم. حتی به احترامی نرسیدم. آموزش تو یا وظیفه تو فراموش نکن. منو میفهمی؟ البته جنرال. اگر کاری از دستم برمیاد بهم بگی. گزارش چیزایی که امشب از اینجا عبور کردن رو میخوام. چند لحظه جنرال. عجله کن. اجازه بده. Sono nel garage, generale. Mi aspetti al piano terra. Non mi piace, Sam. La frase pronunciata dal generale nella stanza di controllo non corrisponde al suo modo di parlare, forse in codice. L'IMS dà una probabilità del 37%. Attenzione. Ancora con me? Fino alla fine. Che bella notizia. Aspetti, non vada oltre. بفرمایید. جنرال قربان شما فرمودید که اینجا بیام. باید با سرهنگ ملو صحبت کنید. از اون بخواهید تا یه نسخه از آخرین گزارش رو به شما بده و اون رو روی میز من بذاره. و اگه اونجا نبود جنرال؟ چشم، به من اعتماد کنید. برو. Mi segua in fretta. C'è della sorveglianza che dobbiamo superare. E il chip RFID che ho la disattiva per breve tempo. Perché mi sta facendo superare difese simili? Perché non mi ha lasciato altre opzioni? È l'unica via d'accesso. Per arrivare dove? Alle celle. Dove terremmo la gente come lei che si intromette nei nostri affari. Sono qui per fermare una guerra tra due paesi. Detto da uno che ha un drone sullo spazio aereo iraniano. A volte non c'è tempo per negoziare. Parole davvero soltato. Dietro questa porta. Ci siamo quasi. Stia vicino. Perché si è fermato? Preferisco vedere i miei familiari morti piuttosto che farli vivere da traditori. C'è una differenza tra stupidità e coraggio, generale. Americani. Che ne sapete voi del coraggio? Sono arrivati gli inservienti. Ve ne andate in giro, puntate le armi, minacciate gli innocenti. Non avete idea di come fermare la Blacklist, vero? Vi insegno io come si trattano i terroristi. Grimm, ora. Nascondere dalla granata! Mi serve copertura!
Magari tu anche di Charlie. Ha hackerato la security dei Coots per togliere la corrente. Hai poco tempo per raggiungere il server prima che si attivino i generatori di emergenza. Ok, vedo un ascensore, ma è bloccato. Non hai l'RFID per passare. Ma le guardie, sì. Tornata la corrente. Stanno bloccando le scale. Eccolo lì! Grim, vado al piano dei server. Rapporto. Intercetto le loro comunicazioni. Chiamano una squadra di risposta rapida. Ti verranno a cercare piano per piano. Ricevuto. Charlie, guidami nella decrittazione. Sul drive c'è un algoritmo di ricerca. Troverà e scaricherà tutto quello che hanno su Sadiq e la Blacklist. Collegalo, dovrebbe estrarre tutti i dati. Dovrebbe? Sì, funzionerà. Sam, ti stai avvicinando al server. Hai due opzioni. Ok, per non far rumore entra dal sistema di raffreddamento sotto al server, altrimenti passa dal terminale dietro la stanza e hackerà la porta. Ricevuto. سرباز واقعی از این کارا نمیکنن. اونا سرباز نیستن، تحلیلگرن یا همچین چیزی. اونا باعث ننگ یونیفرمن. اونا باید برای جنگ آماده باشن. به نظرم اگه این کارو نکنن بهتر باشه. اعتراف میکنم که احساس تو رو دارم. من اون رو لعنت نمیکنم. Pensa al gas di raffreddamento, Sam. I comandi dovrebbero essere lì vicino. Drive attivo. Ok, aspetta che si completi il trasferimento.
Le porte del server sono aperte. Sparpagliatevi e cercate! Ora! Il drive. La forza acuta ha bloccato il corridoio. L'unica via di uscita è calarsi dalla vetrata. Grim, sappiamo a cosa mi sto infilando. Negativo, Sam. L'IMS non dice niente. Avanti! Dividetevi e cercate! شکست خوردن کار دیگه ای نمی کنه. ما نمیتونیم چیز بدی بگیم و یه هم ممکنه یکی شو دیگه کنیم. Non fa ridere, amico. Mi senti? Qualcuno venga. Oh. È morto.
Sono nell'atrio, esco dall'edificio. Sam, c'è un cancello di sicurezza sulla tua via di fuga dal giardino. Dovresti essere vicino a una sala comandi. Accedi al terminale e vedremo di aprire le porte. Fammi vedere un po' a cosa mi dà accesso. Bello. Ci sono, Sam. Dammi un minuto e ti fornisco una via d'uscita. A che punto siamo con l'estrazione? Ci sto lavorando. Merda. Che succede? Abbiamo altri rinforzi in arrivo. Charlie, devi fare più in fretta. Ci sto lavorando. Cosa dice l'esercito iraniano? È quello che è strano. I canali sono muti. Saranno in silenzio radio. Per evitare l'imbarazzo. Ma tu devi andartene. Sei alle prese con le forze speciali iraniane e non hai più tempo. E a proposito, via libera, Sam. Ho aperto i cancelli. Mi muovo. Intanto trovatemi una via d'uscita da quest'inferno. Ora come si faccio? Arrivano i rinforzi, Sam. Dell'estrazione che mi dici? Sta arrivando Briggs con un furgone. Briggs? Litigheremo dopo che ti avrà tirato fuori di lì. Lo trovi dall'altra parte del giardino, all'esterno. Ma non ho fatto aspettare il fuoco a Dio. Ma l'ha portato anche un suo gioco. Ma non è scritto lì. Sarà il fuoco a Dio, non è pensare a un po' di gioco di giudare. Cimi d'unì, uniche dono vale ciasti, ma non è scritto lì. Allora non si aschi? A voi se parte, lascia. La camera è buona. Abbiamo un uomo a terra, sparpagliatevi. Ci sono forze ostili tra te e il furgone, Sam. Indossano corazze da combattimento pesante. Grazie dell'avvertimento. Okay.
a posto da te? Non c'è niente. Non vedo niente. L'area è libera. Dividiamoci. Mi si vedo scar. Rileva più di 12 veicoli in arrivo. Sappia cosa stai facendo. Veicolo eliminato. Veicolo nemico eliminato. Nemico eliminato. Altro SUV eliminato. Veicolo nemico eliminato. Eliminato. Guarda, ci stanno notando. Non sono bravo col farsi, ma le frequenze militari iraniane stanno impazzendo. Tra poco si attiveranno anche le difese aeree. Nemico eliminato. Veicolo eliminato. Veicolo eliminato. Veicoli all'inseguimento bloccati. Siete al sicuro. Ci vediamo sull'aereo. Capisco bene che un attacco non autorizzato sia stato... Ovviamente. Lo sono, presidente Caldwell. Avanti. Non dirmi che ti aspettavi un grazie. Avresti fatto la stessa cosa al mio posto. Rischiare una guerra per salvarti la vita? L'ho fatto solamente per il bene della missione. Vedo che la Coldwell non è l'unica a inventarsi storia. I dati che abbiamo escludono ogni legame dell'Iran con la Blacklist. Non è questo che intendevo. Lo so cosa intendi. Credi che io abbia fatto un errore, come BRICS a Londra, vero? Le decisioni che dobbiamo prendere non sono sempre estreme, Sam. Ma non possono essere personali. Davvero? Allora prova a dare l'esempio. Sappiamo entrambi che rischieresti tutto se ci fosse in gioco la vita di Vic. Vic non ha a che fare con questo. È il motivo per cui sei su questo aereo. Per te più di una missione vale solo la squadra. Grim. Grazie. Se vuoi ringraziarmi, parla con Briggs. Ci servirà se vogliamo farcela. Ehi, ragazzi, il tracciante sull'arma chimica è quasi in territorio americano.